4 Scudettos in 4 years of existence. Juventus women have achieved their pre-season targets at the end of a procession without any slip-up. One victory after another, making a difficult journey full of problems appear easy. The foundations of this success were laid during the closed season. Everything began in mid-summer after difficult, uncertain months. The Bianconeri shook off their doubts and fears and always believed in themselves. Si riparte, abbiamo tantissimi obiettivi. Bisogna sempre fare qualcosa di più rispetto all'anno prima, perché avendo conquistato ancora il terzo scudetto e gli avversari si attrezzano, e quindi non basta fare quello che si è fatto l'anno prima, bisogna fare di più. Però devo dire che innanzitutto la prima cosa è tornare a giocare. We kicked off the season on August the 22nd, where we started the last one, at the same place that the second league title arrived in 2019. 182 giorni dopo, le bianconere tornano a giocare una gara ufficiale. Cristiana Girelli and Arianna Caruso were the match winners, the same scorers as the opening game of last season. Same start for a campaign which would have the same conclusion. Sul secondo palo, il colpo di testa! Il vantaggio della Juve, di testa, ha segnato Cristiana Girelli. Buonasera, vuole Girelli in area, si gira. Girelli lascia lì per il sinistro! Del 2-0 di Arianna Caruso. Round 2 is our home debut for the campaign. The girls are getting ready to return to Vinovo, the scene of so many victories. The only unusual thing is lack of fans, which is an emblem of the season. Sicuramente non avere sugli spalti e il calore dei nostri supporter sarà comunque giocare con una giocatrice in meno, perché loro riescono sempre a dare quella spinta in più. It's a long-awaited battle against Empoli. We need to be at our best and show determination and cool heads. The girls send a message to the rest of the teams. Juve are ready to fight. Juventus go ahead immediately through Bonansea. In zona Bonansea! E c'è il vantaggio della Juve con Barbara Bonansea. But Empoli strike back via an Ariani Acuti deflection and Elisa Poli on the turn. But the Bianconeri refuse to give up. Bonansea, a gira fedele. Bonansea, Bonansea, Bonansea! 2-2 Juve, ancora Bonansea! E Cristiana Girelli! 3-2 Juve, non ha sbagliato Girelli, perfetta dal dischetto! 5 minutes from the end, Perugna levels from the spot. Is that the end? No! Juve show they never surrender. C'è una parata di fatto di mano, c'è calcio di rigore per la Juve. Calcio di rigore per la Juve. Cristiana Girelli provides the right response. Parte Cristiana Girelli e c'è il gol, l'aveva intuita fedele, ma non è bastato. Ancora Girelli, non ha sbagliato dal dischetto. Ancora Girelli. Il 4-3 lascia sicuramente i tre punti fondamentali contro un avversario che ci ha messo parecchio in difficoltà. E poi sicuramente ci lascia lo spirito di squadra con il quale abbiamo affrontato lo svantaggio, e poi quando l'Empoli è riuscito a portarsi il pareggio nei minuti finali, e quindi questo spirito di squadra mi è piaciuto molto. We keep moving with a win against San Marino. Our title rivals are emerging meanwhile. Mi aspetto una partita di cartello, quindi una partita dove ci saranno due squadre che punteranno a fine stagione di raggiungere la vetta della classifica. Milan have been keeping up with us, and on October the 5th, after the international break, we come face to face. The season is still unfolding, but the Milan v Juve fixture feels significant. Ho visto una squadra estremamente concentrata, una squadra che ha voglia
di giocare questa partita. I loro occhi mi danno fiducia per un approccio alla gara positivo. The setting is the famous San Siro. I was very excited. I always like playing in big stadiums, and we know that the pitch is very good. And I know it's a very huge stadium. So I'm looking forward to that. It's an emotional game, not just for the match itself, but for the first time in such a legendary stadium. The players realize the importance in the build-up, and it is a reward for all their hard work. Arriving at such a famous arena in black and white is a reward for years of sacrifice. Fighting for the Scudetto, even more so. The referee blows the whistle and it's back to the present. Only the win counts. Via, è cominciata Milan-Juventus, gara valida per la quarta giornata della Serie A femminile. Si gioca a San Siro. Cernoia entra in area, ce l'ha sul sinistro, la chiudono però, poi va giù. Calcio di rigore per la Juve. Girelli contro Korenciova. Parte Girelli! Il vantaggio della Juve a San Siro, 12° minuto, in un grande stadio, una grande firma, quella di Cristiana Girelli, che porta avanti la Juve dopo 12 minuti. The first goal is vital, but Milan react, and Juve have to give everything on the pitch to triumph. Attenzione a Dowie, uno contro uno con Sembrant, passa Dowie, Bottin in chiusura e poi Giuliani in uscita. These three points are crucial and the bianconere have no intention of letting them slip away. Salvai lo allontana per pulire tutto e per ricacciare via il Milan. L'ultimo pallone della partita, vince una grande Juve a San Siro, vince 1-0, decide il rigore di Cristiana Girelli. Una partita da grande squadra per vincere in un grande stadio e per andare in testa alla classifica da sole e a punteggio pieno. È stata una vittoria molto molto importante, fondamentale, e sicuramente io da Juventina giocare in questo stadio è un'emozione forte, da Juventina vincere a San Siro è importante, poi volevamo vincere oggi visto i precedenti col Milan, ma rimaniamo concentrate perché settimana prossima c'è un'altra partita fondamentale. A week later we meet Fiorentina, a team we often face on the home straight before reaching glory. Juventus Women contro Fiorentina, una partita che non ha bisogno di grandi presentazioni, che è un big match e lo è stato nelle ultime stagioni. The big match is one-way traffic this time. Cristiana Girelli opens the scoring. Maria Alves doubles our lead with her first of the season. Mia prima partita con la squadra e titolare contro un avversario fortissimo e è stata una domenica meravigliosa. It's a hat-trick for Barbara Bonansea. Goal number 4 is a first in black and white for Lina Urti, a week after her Serie A debut. Yeah, it was a fantastic week for me to make my debut at San Siro. It was fantastic, of course, and the same scoring my first goal was an amazing feeling. Mi è piaciuto l'approccio alla gara, era fondamentale avere quel tipo di approccio quando giochi contro una grande squadra. After we beat Pink Bari, Sassuolo come to Vinovo. Le ragazze stanno bene, si sono allenate bene sia nei giorni subito dopo la nazionale, e sappiamo di avere un incontro importante, quindi questo fa sì che si porti poi più concentrazione in vista di questa partita. Un'altra sfida di vertice, il campionato di Serie A femminile dopo la pausa per le nazionali, mette di fronte alla Juve un Sassuolo che ha cominciato davvero alla grande e arriva qui da seconda in classifica. Maria Alves in area di rigore, prova a calciare, Murata, la palla ancora sua, Maria Alves dentro, Zamanian! Arriva il poker della Juve, il 4-0, firmato Zamanian che trova il gol anche qui a Vinovo. After our steamroller exploits, come matches which force us to find something extra.
when you have to go even further and show true grit. Our trips to Florence and Naples are perfect examples of that. Queste due partite sono molto importanti per la crescita del gruppo, perché si è andato sotto e poi è proprio la squadra che si è fatta sentire, la compattezza l'una con l'altra che ha aiutato a portare a casa il risultato. The Bianconeri are unbeaten for 600 days in Serie A. Non amo particolarmente i numeri, ma soprattutto non amo guardarmi indietro. È però un numero importante che ci dice il percorso che abbiamo intrapreso fino ad oggi. Juventus women return to the Allianz Stadium to tackle European champions Lyon. It's an entertaining match, but the French are too strong. Next comes the meeting with Roma, which takes on a new complexion with the second leg against Lyon on the horizon. Dobbiamo voltare pagina subito e cercare di recuperare le energie fisiche e mentali a disposizione. Sarà difficile perché comunque andiamo ad affrontare una squadra che secondo me è molto forte. L'ultima giornata di campionato del 2020. Ogni pensiero diverso dalla Roma oggi deve restare fuori dal rettangolo verde. Ancora a centrare a Cirelli di testa, ha anticipato tutte e ha messo dentro il 3-1, sempre Cristiana Cirelli, che adesso fa 11 in 10 partite. E arriva il triplice fischio, la Juve vince 4-1 con la doppietta della solita Cristiana Cirelli, con il gol di Linda Sembrant e poi col bellissimo poker di Lina Urtig, la Juve che vince, fa 10 su 10 in campionato. 2020 ends with a painful loss to Lyon, but we are on top back home and we know what we want to do in 2021. Ho proprio il desiderio di vincere e tutto quello che c'è da vincere. The new year starts with a bang and a Supercoppa victory. We closed the first half of the season with a 3-0 victory over Inter. We are on full points in Serie A, but it's going to be a lively title race. Milan are only 3 points behind us. The duel continues. We know how dangerous Empoli can be from the first clash in the league, and the cup tie which precedes our second championship appointment. That Coppa fixture is a 5-4 victory, but in no way relaxing or straightforward. It's plain sailing in the league as we win 3-0. La Juve vince a Empoli 3-0 in una partita senza storia. Una prova di forza dopo le ultime due gare molto combattute contro le toscane. Decidono la doppietta di Girelli e il gol di Urtig, tutte su assist di Bonassea. We play our third match against Empoli, this time in the cup quarter final. Cristiana Girelli becomes part of club history. Parte Girelli! E sono 50 con la maglia della Juve, come nessuna prima di lei. Ha fatto la storia a suon di gol, la sua e delle bianconere. No, segnare con questa maglia è sempre un'emozione importante, quindi essere arrivata a 50 gol sicuramente è un traguardo che mi rende orgogliosa, però come dico sempre, i prossimi gol sono sempre quelli più importanti, quelli più belli. Milan keep winning. The Rossonere respond to every Bianconere success. As the weeks go on, our win at San Siro appears more and more instrumental. Juve's date with Milan at Vinovo looks like a huge moment in the Scudetto race. It could open up the title or give us breathing space. Sì, sono le partite che fanno bene al calcio. Sono le più importanti, quelle che accendono adrenalina, quelle che comunque mettono in campo 22 giocatrici di assoluto valore, per cui anche per chi avrà la possibilità di vedere questo tipo di partite potrà ancora di più nutrire interesse per questo sport. La Juve ha dettato il passo da inizio stagione con il solco creato proprio nello scontro diretto contro il Milan. Milan che ha continuato a inseguire e che ha tenuto la scia delle bianconere. Oggi le strade si incrociano di nuovo, oggi è il momento del faccia a faccia e allora siamo pronti a questa grande partita dal campo Ale e Ricchi di Vinovo. Parte
cominciata Juventus Women Milan, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A femminile. Cirinia in sovrapposizione, il pallone per la 2, adesso alza la testa, prova ancora il traversone verso Urtig, fa da sponda Urtig, buonasera, buonasera! Il vantaggio della Juve all'ottavo minuto nelle partite importanti, lei c'è sempre e sono 50 con la maglia della Juve per Barbara Bonassea. La posizione regolare, Urtig con il Giova para, poi la palla va in porta, 2-0 Juve, brilla su questa partita la stella di Lina Urtig al 27esimo minuto. E Caruso in mezzo, Zamanian con l'esterno verso Staskova, la chiude Staskova, il 3-0 della Juve, il 3-0 lo firma Staskova, lo confeziona con Zamanian. Staskova offre il pallone a Caruso, il controllo Caruso, il poker della Juve lo firma Arianna Caruso, che torna al gol dopo l'infortunio ed è un gol che dimostra la forza di questa squadra al 92esimo. E con il triplice fischio finisce qui, manifesta superiorità delle bianconere, una prova di forza pazzesca per un 4-0 senza storia e che non lascia possibilità di replica. Sì, però abbiamo vinto niente e era importante questa partita perché adesso siamo 6 punti avanti. Sì, esatto, grazie. Sì, così abbiamo fatto bene oggi, sono felice, era che siamo 11 chi inizia la partita, però non siamo uguali giocatrici chi finire la partita, è così veramente importante. Oggi loro hanno fatto differenza. The group, a reoccurring theme. Penso che il gruppo abbia sempre fatto la differenza, anche quest'anno ho trovato che sia un gruppo molto, molto unito, molto amalgamato. We travel to Florence after our cup loss. Bonansea is unavailable and Ginelli is struggling for fitness, so starts on the bench. Fiorentina Juve in questi anni è stata spesso uno snodo importante sulla strada per i trofei. Quest'anno la classifica racconta di un distacco diverso, ma certe sfide conservano sempre un fascino particolare. Our strength in depth means we can shake off absences. Staskova becomes the team's focal point. Anche quando vengono fatti determinati cambi, insomma, non è da tutti avere comunque dei cambi, è una panchina di questo livello, quindi questo è sicuramente il nostro punto di forza. Staskova! Ma che gol di Staskova! 44esimo minuto, la Juve in vantaggio, se l'è costruito e creato Andrea Staskova. Triplice fischio, la Juve batte la Fiorentina 2-1 con la doppietta di Staskova. Another message for the rest of Serie A. And a boost for our self-esteem. Ginelli scores her first Juve poker, which is Italian slang for 4 goals, against Pink Bari. It's our biggest ever league win. La Juve vince 9-1 contro la Pink Bari in una gara senza storia, in una prova di forza straordinaria delle bianconere. Sempre un'emozione segnare con questa maglia, chiaramente farne 4 è ancora più piacevole. Oggi mi porterò sto pallone a casa e quindi stiamo solamente facendo ciò che dobbiamo fare, vincere. Adesso ci sarà una pausa per la nazionale, poi avremo Sassuolo e poi... Milan is still close. Our last big test comes after the international break when we go to Sassuolo, missing several of our stars. Beh, abbiamo Bonassea ancora fuori per infortunio e Aurora Galli si è infortunata in settimana, quindi sicuramente loro non prenderanno parte alla gara. Per il resto stiamo abbastanza bene, dobbiamo ancora valutare le condizioni di alcune giocatrici, però direi che stiamo bene. L'obiettivo si avvicina, ma per raggiungerlo non si deve abbassare la guardia. Le Juventus Women fanno visita al Sassuolo, che in casa quest'anno non ha mai perso. Stendersi
passi adesso alla Juve per la velocità di Maria Alves. Maria Alves, Maria Alves! 3-0 per la Juve. Il tocco sotto di Maria Alves sull'assist perfetto. 3-0 bianconero. La firma di Maria Alves che torna al gol. Lo voleva, le mancava, l'ha trovato. Finisce qui, la Juve espugna il campo del Sassuolo, 3-0 per le bianconere, doppietta di Valentina Cernoia e il gol di Maria Alves per 3 punti d'oro per la 18esima vittoria in 18 partite di campionato, per una vittoria che avvicina ulteriormente al quarto tricolore consecutivo. The 6-1 victory against Fiorentina is another step towards our target. Siamo allo sprint finale, la strada per il quarto titolo consecutivo passa oggi dalla sfida con la Florenzia, da vincere come sempre, a prescindere da tutto. Buonasera, un po' di campo per andare, allora non se lo fa dire due volte, esterno per Staskova che va ancora da Bonansea, 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 Bonansea! 6-1 a velocità supersonica Bonansea. Sì, sono state aggressive fin dall'inizio, determinate a voler portare a casa subito il risultato. Non era importante segnare subito, ma mettere in campo la migliore versione di noi stesse per cercare, insomma, di direzzare la partita nel migliore dei modi, e le ragazze sono state brave a far questo. The league title is close. The championship decider will be against Napoli at home. Match point per il quarto scudetto consecutivo. Oggi basta un punto, ma ovviamente in campo si va per vincere. Quindi Salvai a cercare la velocità di Maria Alves che la tiene in campo e la mette in mezzo verso Cristiano Girelli. Girelli! La Juve è in vantaggio con il suo 10, Cristiano Girelli. Il cross verso Bonansea. 2-0 Juve, la firma anche di Bonansea. Triplice fischio, le Juventus Women sono campionesse d'Italia per la quarta volta consecutiva. Da quando esistono in Italia hanno vinto solamente loro, si sono sedute sul trono delle campionesse d'Italia e non l'hanno mai più lasciato. Io lo dichiaro ufficialmente, Cristiana Girelli no, ha finito no. La stagione con questa partita, dopo questo scherzo ovviamente. Mi chiudo anch'io. Orgoglio tantissimo, emozionante, emozionante come sempre, e mai scontato, e quindi riuscire a raggiungere questo obiettivo, il quarto di fila, penso che se me l'avessero chiesto a inizio di questo percorso avrei messo 3 firme, quindi siamo felici del percorso netto anche di questa stagione. Brava mister! Sono ben consapevole di cosa ha voluto dire arrivare a questo quarto scudetto e con tutto il percorso che abbiamo fatto prima e in questo anno.